Buon pareggio al Barbera per gli azzurri in una gara che finisce 0-0. È mancato soltanto il gol quest'oggi perché di fronte a veramente due belle, belle squadre. Un punto che fa classifica, che fa morale, che dimostra che quest'Empoli è assolutamente squadra da categoria, da Serie A. Andiamo per pianetaempoli.it ed Empoli Football Channel, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, qualcuno a Palermo forse si arrabbia perché già me l'hanno fatto notare, però io direi un tempo per parte. Nel primo tempo forse qualcosa meglio loro, ma nel secondo tempo molto bene l'Empoli, molto bene anche nel primo tempo, sia chiaro. Abbiamo sofferto una partenza forsennata da parte di loro, come sono soliti fare in casa, perché loro la stragrande maggioranza dei gol li fanno nelle vie, i primi 25-30 minuti. Hanno fatto questa partenza a ritmi forsennati, aggredendoci alti, e siamo andati in difficoltà. Siamo riusciti a passare indenne il periodo e già nel finale del primo tempo siamo venuti fuori, abbiamo avuto un paio di occasioni e nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio di loro. La sensazione dal campo dopo 5-10 minuti del secondo tempo è che era molto più facile vincere e perdere, però è anche vero che nei primi 20-25 minuti ci hanno messo in difficoltà e quindi potevano anche essere sopra. Poi penso alla fine il risultato sia anche abbastanza giusto, stranamente venivo fuori uno 0-0 perché la partita è stata vibrante, scoppiettante, poteva finire in pareggio ma con qualche gol per parte. Sono stati secondo me anche molto coraggiosi a venirci a prendere così alti, rischiando poi che noi li infilassimo, come sul campo poi è stato, non l'abbiamo messa dentro, ma così è stato in contropiede. Ma lo fanno quasi sempre in casa, pensa al gol che hanno fatto con la Roma, al primo gol che hanno fatto il Napoli, tutti i palloni riconquistati vicino all'area di rigore avversaria, quindi è chiaro che era un tipo di atteggiamento che a un certo punto li avrebbe fatti calare, infatti dal quinto e secondo tempo un po' non ce l'hanno fatta più a venire a prenderci alti, e per fortuna la nostra squadra ha nella testa sempre e comunque di giocare, appena loro sono calati è venuto fuori immediatamente, quasi istantaneamente. Te l'ho detto, in quel punto la sensazione e la speranza di vincerla c'era e per noi sarebbe stato un risultato straordinario. Senti, considerando che non è nelle nostre corde metterci dietro a far barricate, bravi in quei 20 minuti dietro a tenere sempre la linea giusta e a non, poi di fatto non andare mai in sofferenza, perché il pericolo, quello grosso, è arrivato da un tiro là fuori. Sì, è arrivato su un tiro da fuori area, mi sembra, di Rigoni, che ha preso la traversa, però siamo riusciti a contenerli abbastanza bene, anche perché loro davanti sono una squadra importante e io penso che questo Dybala sia un giocatore che fra qualche anno può giocare in un top club europeo, e quindi averlo in aria è sempre estremamente pericoloso. Per fortuna dopo ce l'abbiamo fatta rialzarci e l'abbiamo fatto girare più lontano dall'aria, quindi il livello di pericolosità degli avversari è sceso enormemente. Senti, non so se tu conviene con me, la perdita che hanno avuto di Morganella ha un po' giovato a noi. Rispoli non ha sicuramente fatto la partita che stava facendo Morganella fino a quel momento. Probabilmente perché sono calati a livello di squadra, perché se continuano ad attaccare come hanno fatto i primi 20 minuti, Rispoli in fase offensiva non ha nulla da inviare a Morganella. Poi la squadra è calata e chiaramente anche Rispoli si è dovuto abbassare e dare una mano dietro, poi nel secondo tempo sono passati a 4 e quindi ha spinto molto molto meno. Bene il cambio di modulo finale, ho visto una squadra insomma ben coesa, gli equilibri non sono mai venuti meno. No, ormai un po' di settimane lo stiamo provando e quindi sono abbastanza pronti a riportarlo anche in partita. E dobbiamo diventare più bravi con quel modulo, ogni trequartista attaccare di più, con due trequartista attaccare di più l'area, se no si rischia sempre l'area dove solo un attaccante e basta. Senti, al volo ti chiedo un giudizio su due giocatori, un Mario Lui che ogni gara veramente è sempre più straripante e un Riccardo Saponara, sia chiaro, sufficiente quest'oggi, che però dopo le prime gare esplosive sembra stia pagando qualcosina. Mario sta continuando una crescita che è ininterrotta ormai da mesi e Riccardo sta pagando il fatto che ha giocato pochissimo per un anno e mezzo e quando ha ricominciato a giocare ci ha messo dentro 10 giorni di varicella, quindi fra fermarsi per 10 giorni, prendere medicinali per 10 giorni, devo ripartire da un livello estremamente più basso. Oggi ha fatto una partita a intermittenza, però ha avuto anche momenti di Saponara vero,
e questo è già un primo indizio. Se cresce un attimino e diventa continuo, questi sprazzi saranno continuitari, vedremo il grande giocatore che lui è. Senti, per chiudere, perché c'è l'aereo, è un punto comunque importante anche per la classifica, so che siamo alla sesta, ma alla luce anche dei risultati che sono arrivati. Ma io penso che noi dobbiamo fare punti e fregarcene di quello che fanno dietro. Tanto se cominciamo a guardare quello che fanno gli avversari, una settimana siamo convinti di essere salvi, poi la settimana dopo vincano e siamo convinti di essere in zona di retrocessione. Quindi andiamo avanti, la determinazione abbiamo avuto anche oggi, perché c'è stato da soffrire e abbiamo saputo soffrire, c'è stato da rialzare la testa, abbiamo rialzato la testa. Quindi dobbiamo solamente andare avanti così e poi i conti si fanno alla fine. Bene, le bella partita contro una bella squadra. Oggi credo che per la prima volta, eccezione fatta per la Juventus, abbiamo trovato un'avversaria insomma che ci ha in qualche momento della partita messo in difficoltà. Sì, sì, sapevamo che ci aspettava una partita difficile su un campo difficilissimo e che sarebbero partiti molto forte, però secondo me sono andati anche oltre quello che ci aspettavamo, perché nel primo tempo ci hanno messo parecchio in difficoltà, non riuscivamo ad iniziare l'azione da dietro, avevano un pressing veramente, veramente forte, poi come era normale che fosse non hanno retto quei ritmi, siamo usciti fuori noi e siamo riusciti a riprendere in mano un po' la partita. Nel secondo tempo, se andiamo ad analizzare soltanto quei 45 minuti, vedo più Empoli che Palermo. Sì, nel secondo tempo siamo riusciti un po' di più a giocare da dietro e pure al centrocampo, avevamo un po' meno pressione che nel primo tempo e siamo riusciti a giocare di più e a creare pure qualcosina. Comunque, come hai detto bene tu, affrontavamo una squadra molto molto forte. Ora, la stessa cosa la potranno dire quelli di Palermo, perché hanno preso una traversa e Luigi Seppi ha fatto insomma un'uscita miracolosa, è stato bravissimo sui periodi di Dybala. Però si sono venuti fuori un po' quegli spettri dell'attacco, quando purtroppo si prova in tutte le maniere a far gol ma non è entrata. Abbiamo avuto sfortuna in un paio di occasioni nel primo tempo e poi Levan nel secondo tempo l'ha presa male, l'ha calciata male. Sì, siamo stati sfortunati in alcuni episodi, come è vero che lo sono stati anche loro nella traversa di Vasquez e in alcune altre occasioni. Comunque diciamo che a dispetto delle altre partite oggi le occasioni si sono equilibrate un po' di più. E ricordo tante altre partite in cui abbiamo avuto molte più occasioni, siamo usciti fuori con un pareggio che ci stava molto più stretto di quello di oggi, quindi oggi si è sofferto in primo tempo ma c'è stata una grande reazione, tutto sommato è un pareggio che può anche essere giusto. Senti, premetto, poi ti faccio la domanda, capisci perché, premetto che io mi tengo Ciccio Tavano e Massimo Maccarone, però mi dicevano i colleghi di Palermo bisognerebbe che queste due squadre si scambiassero Maccarone e Tavano con Dybala e Vasquez e a noi ci date Croce e Valdifiori. No, noi ci teniamo quelli che abbiamo e concordo, siamo contentissimi della squadra che abbiamo, nonostante loro davanti hanno due giocatori di livello secondo me internazionale, perché Vasquez e Dybala sono due campioni, però noi ci teniamo strettissimi i nostri bomber che ci hanno portato dalla Serie B fino a qui a questi palcoscenici. Io penso che non l'avrei mai vista la Serie A senza quei due, quindi parliamo di due che hanno la maglia azzurra attaccata al corpo, insomma. Sì, ma poi a parte che sono due giocatori che hanno segnato tantissimo e quindi sono due campioni, ma poi la nostra forza è il gruppo e sono due giocatori cardini di questo gruppo, quindi ci danno tantissimo sia in campo che fuori. Poi complimenti per te e per Mirko, perché insomma loro lamentano un po' qualcosa a centrocampo e avere due centrocampisti dice, come te, come Mirko Valdifiori, potrebbe dar qualità al Palermo. Teniamo anche voi due, quindi non li diamo al Palermo assolutamente, però grandi complimenti a dimostrazione di una stagione, Daniele, di questa Serie A che ti sta veramente rendendo tutto quello che forse non hai avuto nel corso degli anni precedenti. Beh, sicuramente fanno enormemente piacere, perché poi in piazza è così anche importante ricevere complimenti, è una cosa che fa piacere, e questa stagione, se culminerà come ci aspettiamo tutti, sarà una stagione bellissima che forse mi ripagherà di tutte quelle stagioni di sofferenza che ho avuto negli anni passati, però spero di finirla come si deve, perché altrimenti sarebbe un sogno incompiuto. E per chiudere direi che questo comunque è un
punto buono anche in chiave classifica. Sì, venire a Palermo e portar via un punto, è riuscito a poche squadre, quindi è un punto che muove la classifica, che fa continuare la nostra striscia positiva e ci dà ancora più morale per affrontare le prossime partite, che sappiamo che man mano che si avvicina alla fine del campionato saranno sempre più dure e più difficili. Mirko, altra bella prova contro un buon Palermo, un punto importante, un punto che dà un altro mattoncino, no? Per la costruzione di questa casa verso la salvezza. Sì, un punto importante in un campo difficile come quello di Palermo. Loro nelle ultime 6 in casa appunto venivano da 5 vittorie e un pareggio, quindi era una squadra che chiunque è venuto qua ci ha sempre lasciato le penne, quindi noi veniamo via con un punto e soprattutto la cosa importante senza subire gol, perché loro avevano sempre segnato e non siamo stati bravi a concedergli poco. Magari i primi 20 minuti ci hanno messo un po' in difficoltà, però dopo abbiamo ripreso in mano la partita e siamo usciti alla grande facendo un gran secondo tempo e abbiamo creato anche noi le occasioni per vincerla. Quindi penso che sia stata una bella partita di due squadre che hanno giocato bene, che hanno giocato per vincere senza risparmiarsi, e poi dopo è venuto questo punto, quindi lo accettiamo con la massima serenità, perché come hai detto te è un altro mattoncino verso il nostro obiettivo finale, che è quello della salvezza. Ecco, di contro, e anche questo lo diciamo con la massima serenità, il fatto di non aver appunto fatto gol. Sì, non abbiamo fatto gol purtroppo, però nel senso creando no appunto abbiamo creato, purtroppo alcune volte tiri due volte e fai due gol, alcune volte ci metti un po' di più, però ti ho detto l'importante è creare, non è che dici sei venuto qua a Palermo e ti è andata bene ad aver fatto un punto perché hai subito tutta la partita. L'abbiamo subito magari i primi 20 minuti, però in quei 20 minuti c'è stata anche l'occasione nitida con Maccarone, che ha fatto lì un miracolo sorrentino, poi il secondo tempo altri 2-3 tiri importanti, quindi ti ripeto, l'Empoli è venuto anche qua anche oggi a giocare a viso aperto con la consapevolezza dei propri mezzi, e questo è quello che secondo me è la cosa e l'aspetto importante. Ecco, questi 20 minuti un po' poi ce l'aspettavamo che il Palermo potesse partire in questa maniera, lo hai già detto anche ad altri colleghi, ma insomma è vero, il Palermo in quei 20 minuti in genere fa male agli avversari, noi siamo stati bravi a tenere botta. Sì, fa male perché aveva sempre sbloccato le partite nei primi, la squadra penso che segna di più nei primi 20-25 minuti, quindi c'hanno queste partenze forti, poi dopo hanno mollato un po' anche loro e dopo noi siamo venuti fuori. Però come ti ho detto, sì, siamo stati bravi, è stato bravo Gigi, siamo stati anche fortunati magari su quella traversa di Vasquez o di Dybala, non mi ricordo. Comunque ti ripeto, quando magari fai le cose fatte bene, ti aiuti tutti in campo, magari anche quell'episodio che ti può andare storto, magari invece ti va a favore. Comunque sono ormai siamo questi qua, la squadra è consolidata, credo che in tutti i campi in cui andiamo l'Empoli porta il suo marchio di fabbrica e questo è importante. Sì, il nostro marchio, cioè di giocare la palla, anche oggi in quei primi 20 minuti di difficoltà magari loro ci pressavano alti per non farci partire l'azione, noi abbiamo provato lo stesso a giocare, magari alcune volte abbiamo sbagliato un po' il fraseggio e dopo ci sono ripartiti, però è anche giusto continuare con la mentalità di dover giocare sempre la palla da dietro, palla a terra, perché sappiamo bene che se iniziamo a tirare queste palle lunghe sui nostri attaccanti andiamo in difficoltà, perché poi ci allunghiamo, non riusciamo a salire di squadra, quindi l'atteggiamento e la mentalità è quella di sempre, cioè giocare la palla, giocare per divertirsi e soprattutto la cosa bella, anche oggi quelli che sono entrati, chiunque entra fa bene perché tutti sono dentro i meccanismi del mister. E poi per chiudere, insomma, c'è soddisfazione secondo me quando si fanno queste prestazioni contro queste squadre, perché spesso sento dire che questa Serie A non ha grande qualità, no? E spesso sento anche dire che i meriti dell'Empoli, mi dissocio di questo ovviamente, nascono anche dal fatto che le avversarie sono quelle che sono. Oggi abbiamo visto una signora squadra in campo, il Palermo. Sì, oggi una grande qualità, soprattutto anche davanti, c'hanno due giocatori, penso Dybala è un qualcosa di straordinario, sarà un giocatore, un attaccante che giocherà a livello internazionale a breve, Vasquez anche c'ha una qualità con un'eleganza, quindi sono giocatori importanti, se giocano in Serie A e stanno facendo la differenza in Serie A c'è un motivo, quindi noi andiamo sempre in campo con la massima umiltà verso tutti, massimo rispetto, però come ti ho detto sappiamo che anche noi se stiamo sul pezzo siamo fastidiosi come squadra. L'ultimissimo, un flash, perché in questi giorni si sta continuando a parlare di te a livello di mercato, di futuro, voci che comunque ti lasciano sereno, immagino. Sì, a me mi lasciano sereno, anzi mi danno quella carica in più di cercare di continuare a fare bene, di cercare di fare meglio e soprattutto ti danno anche quella fame, quella voglia e quella rivincita magari che qualcuno magari si sta accorgendo di Val di Fiori, ed è stato quello che ho sempre detto il primo giorno, cioè cercare di
di magari far capire che Val di Fiori poteva arrivarci prima, poi magari ci ho messo anch'io un po' del mio, però ti ripeto, la strada è questa. Io adesso penso alla salvezza dell'Empoli, perché se dovesse arrivare un qualcosa di più per la mia carriera arriva sicuramente attraverso la salvezza dell'Empoli, quindi la prima cosa è questa, poi dopo il resto ci penserà la società col mio procuratore, io adesso penso al campo.